Il signore? Walter Tesoriere. Può dirci di dove siete? Siamo a Grumento Nova, in Basilicata. Grazie. Ippocrasso è un vino medievale, un vino speziato con cannella, zenzero, miele, pepe e galanga secca che abbiamo scoperto nel museo di Grumento Nova ed è stato premiato come miglior vino da cioccolato. Nome? Il nome deriva probabilmente da un'invenzione di Ippocrate, perché si sa con certezza dell'uso che ne ha fatto, non si ha per certezza la firma, diciamo, della ricetta ritrovata. È un vino che però dopo la scomparsa di Ippocrate scompare per 1500 anni, viene riscoperto attorno all'anno 1000 e ha una vita più o meno fino al 1700. Nel 1300 diventa il vino dei Templari, quelli della tavolata del convivio, e veniva abbinato in quel periodo a un dolce medievale che è una mousse di nocciola e zafferano. Ma deriva dall'uva o? Come no? È sempre vino a tutti gli effetti speziato, per cui è un vino vinificato come vino da tavola e poi viene speziato. Ma è adatto per tutti i cibi o a qualche cosa? Assolutamente in no, cioccolato, formaggi e dolci, oppure come aperitivo. Grazie. Prego.